Noi abbiamo un concorso. Un concorso si chiama Le canzoni più allegre della nostra vita. Siccome la canzone del boscaiolo, pur essendo stata fatta da papà, è intesa da papà con molta intensità, quindi molto più, a parte l'introduzione, che l'introduzione ti ricordi che la faceva, era molto americana come modo di fare, anche come concezione. Quando era sigla. Quando era sigla, sì, aveva questa cosa. No? Allora, dicevo, abbiamo pensato di inserirla in questo concorso, perché secondo noi, cioè, perché in effetti quando tu la ricordi, è vero o no Adriano, non la ricordi lenta, la ricordi, oh boscaiolo, da. Ecco, l'aveva lanciata Rabagliati, boscaiolo, sai che era di Rabagliati, che l'aveva fatta per la prima volta, e papà, vediamo se sapete, adesso vi interrogo io, a che cosa si era ispirato quando l'aveva scritta? Io non lo so. Walt Disney, andiamo a lavorare. Sì, sì. Ah, questo di... Andiamo a lavorare. Quella l'avevamo preso. Ti ricordi? Era questa. Avevamo detto questa cosa, per cui la mettiamo dentro. Cioè, Rabagliati. Ci ha teso una trappola. Paolo Limiti ci ha teso una trappola. Su Pippo Martinetti. Delle domande a cui dobbiamo rispondere. Perché? Era molto bella questa cosa, perché Rabagliati aveva questo programma radiofonico, fate conto che era Superstar, il megadivo proprio di allora, e allora aveva questa trasmissione radiofonica che andava per mezz'ora, dove metteva 6 canzoni nuove, tutte in ogni puntata, e ripeteva quelle che andavano meglio, eccetera, e venne lanciata di lì la canzone del boscaiolo per la prima volta cantata da lui, poi chiaramente sappiamo tutta la... Sì, infatti, c'è il trio Aurora e quindi c'eri anche tu, perché il trio Aurora era il tuo, sì, cioè tu eri una delle tre del trio Aurora. Sì. Che mentire, la qui la bambina cantava le canzoni sexy, quando arrivò al concorso per la radio, siccome era già coso, si presentò col suo vero nome, Lidia Martorana, perché se avesse detto Aurora avrebbero subito identificato per poter passare, quindi la menzogna l'ha portata poi, per fortuna, successo. Tra l'altro... come sapete Lidia è la moglie del cognato Elio Lotti. Sì, cognato di Natalino. No, cugino di Natalino. Sì, siamo allora, Codognotto, la famiglia Codognotto. Codognotto. Quindi Elio, facciamo tanti auguri a Elio, che grazie. In questo momento è un po' così ne ha bisogno, quindi Elio, auguroni grazie, davvero grazie. Per tutto. Allora, canzone del boscaiolo, ci andiamo per poter votare 0369 8035, che è quello del nostro concorso, Gianluca Terranova, scusate se poco, la canzone del boscaiolo. Ecco qua. Oh boscaiolo, il sole sta per tramontar, lascia il lavoro, torna al tuo casolar, con lascia spalle, così cantando torni tu, discendi a valle, verso il tuo amor laggiù. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appar. Lascia il lavoro, è tempo ormai di riposar. Oh boscaiolo, torna al tuo casolar, questa sera in coro canterai canzone d'amor, socchiudendo gli occhi sognerai il tuo tesoro, alla luna parlerai di lei con tutto il cuore, alle stelle parlerai di lei di vero amor. Oh boscaiolo, il sole sta per tramontar, lascia il lavoro, torna al tuo casolar, con lascia spalle, così cantando torni tu, ti scendi a valle, verso il tuo amor laggiù. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appare. Oh boscaiolo, è tempo ormai di riposar. Oh, boscaiolo, torna al tuo casolar.
fare il tenore lirico, cantavo jazz ai locali di Roma, mi ha fatto ritornare jazzista. C'è una sorpresa, perché adesso lui fa opere, farà musical sulla vita di Caruso, eccetera. Sì. Non ti ho mai sentito così scatenato. Io sono nato jazzista, grazie per avermi fatto cantare questa canzone, grazie anche a voi. Complimenti, grazie. Ciao. Gianluca Terranova. Ciao. Grazie mille. Per poter televotare 0369 8035. E adesso andiamo da Isa e Renzo. Eccoci qua. Allora, e proseguiamo. Adesso, da voi è bello avere l'immagine di papà, cioè com'era papà esattamente, perché diciamo la storia poi sua la conosciamo, come, no? E man mano la rievocheremo. Però visto da vicino come l'avete visto voi, nessuno può saperlo. Cioè. Tu proprio hai, soprattutto tu, no, forse come figlia, avevi questo filo incredibile. Io con papà. Ho adorato mio papà. E si vedeva, lo sai che si vedeva? Veramente gli ho voluto un bene enorme e papà non starà sempre con me fino all'ultimo dei miei giorni. Era una persona straordinaria, era una persona che sapeva meravigliarsi, era una persona che si entusiasmava, era una persona profondamente onesta. Che non ha mai. Oh, ma sai che come ci allarga il cuore questo? Tu non lo puoi nemmeno immaginare. Io non posso parlare di lui senza commuovermi un po'. E vi chiedo scusa. Ma sei matta? Ma è la cosa. Voglio dire, la cosa più bella, il più bello omaggio che puoi fare al tuo papà è questo. Comunque è stato un papà che ci ha divertito tantissimo, inventava dei giochi meravigliosi. Parli quando veniva con le mani al mattino. Beh sì, c'era una cosa che sentite a letto. Che meraviglia. Vi racconto. A letto andavamo la domenica, perché se no gli altri giorni andavamo a scuola, e sotto le lenzuola lui tirava su le ginocchia, ci faceva tirare su le nostre ginocchia più basse, diventavano tutte montagne, e su queste montagne degli animali misteriosi che si chiamavano una Bira e l'altro Frichilenda. Bira era cattivissima e Frichilenda era brava, ed erano degli animalini così che lui faceva camminare e inventava delle storie meravigliose. Era uno dei tanti. Aveva questa fantasia sbrigliatissima, che è curiosa, in fondo per uno che era bravo in matematica, stava per fare l'ingegnere, perché questo era il suo, di là dal genio suo, musicale, che poi si scoprì col tempo, voglio dire, però avere la fantasia insieme all'abilità matematica è la cosa più difficile del mondo, credo che sia, pochi benedetti hanno questa possibilità. Io devo dire che sto facendo una full immersion proprio in tutti quelli che sono i ricordi di papà della famiglia e mi sono così immedesimato in quel periodo magicissimo degli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, che lo vedo. Io ieri dicevo, racconta Isa, che faceva a sei anni. Dunque a sei anni ci sono più di una cosa. Ascoltate, allora, perché non c'è da non crederci. A sei anni, visto che questo ragazzino aveva un grandissimo talento, il papà che era un musicofilo e lo zio Lorenzo che era un musicologo assolutamente molto bravo, l'ha aiutato, no? Esattamente, decidono di mandarlo all'istituto Camillo Sivori per studiare violino, però per entrare all'istituto occorreva superare un esame di solfeggio cantato. Di quanto tempo? Due anni nei regi conservatori di allora, in tre mesi estivi, guidato dallo zio Lorenzo, di cui io porto il nome, Lorenzo, imparò tutto il corso, fece l'esame e lo fece in un modo così strepitoso che venne accettato all'istituto e vinse la prima di una lunghissima serie di medaglie d'oro. Pensate! Trascriveva Mozart senza sbagliare una nota, senza a sei fare anni. Il minimo errore, come dice lui. Il minimo errore, mi piace questa cosa. Sì, il mio R, sì, che è di famiglia. Meno Isa, che se l'è corretto in tempo utile. Te lo sei corretto tu? Sì, certo. Ah, perché l'avevi anche tu? Perché anch'io avevo l'R moscia, ma volevo fare l'attrice e non potevo. Allora tutto il giorno treno. È venuto fuori l'R. È vero. C'è da dire sempre sulla genialità di questo ragazzino che accordava il suo violinetto, che è uno strumento piccolo, proprio liberando tutte le corde, prendendo il suo personale diapason,
trovando la nota e riaccordandole. Questo vale per... Ma vi rendete conto? A sei anni, cioè, non sapeva ancora leggere. Lui poteva trascrivere Mozart sul pentagramma, ma non sapeva ancora leggere. È una cosa pazzesca. A 8-10 anni veniva invitato da questo conte Sacchi di Nemours in un castello vicino a Monferrato, castello di Frassinello, perché questo conte Sacchi era un, diciamo, un cliente del nonno, che era un bravissimo ebanista, era diciamo quasi un artista, faceva dei mobili bellissimi proprio di questi genovesi. E allora papà aveva, credo, l'età dei figli di questo conte Sacchi, e lo invitavano d'estate e lo venivano a prendere, lo mandavano a prendere con una carrozza con due cavalli, e papà si sedeva piccolino su questa carrozza con il suo violino, che non era però nel portaviolino, ma in una cassetta, perché il portaviolino vero costava troppo. E allora il nonno gli aveva fatto una bellissima cassetta, però lui era una cassetta, papà non gli andava tanto bene. Il sogno! E partiva su questo tiro a due, l'andò. E passava un mese in questa grande casa, un castello, facevano musica la sera, e papà aveva 8 anni, 9 vi rendete anni. Conto, nato per questa cosa, perché poi avviato agli studi di ingegneria, quindi eccetera, e poi invece capisce, ascoltando un violinista, mi hai raccontato tu, che poi sarà diventato famosissimo, capisce che la sua strada poi sarebbe cambiata di colpo. Succede, no? Questo, 18 anni. Biasoli, che era il suo maestro di violino, gli diceva: Pippo, tu hai delle altre qualità, devi studiare composizione, orchestrazione e fare un'altra strada. E continuava a insegnargli il violino. Un giorno papà andò al Carlo Felice e sentì e vide soprattutto suonare un giovane violinista, di cui c'è il nome da qualche parte, che divenne famoso, e vide che lui usava una tecnica del polso e del braccio completamente diversa da quello che insegnava la scuola francese allora. E allora, su questo fatto, perché sapeva di aver ragione, interruppe gli studi. Da allora, dai 17 anni, questa è una roba straordinaria, ai 23 anni, quando lui ha avuto la sua orchestra, ha imparato altri 9 strumenti da autodidatta, incluso il pianoforte, e gli occorreva come... come media, 2 mesi passati proprio con notti insonne in pensione, arrivavano i sax con la campana dorata e suonava l'intera sezione dei sax, il tenore era il suo preferito, ma aveva il basso, il che banjo era una passeggiata, la fisarmonica tutta a tasti, poi non si trovava bene, per cui l'ha fatta modificare per averla più tradizionale, ma insomma a 23 anni che quella foto che avete visto era, col violino, lui suonava 9 strumenti. E adesso che è nata una barzizzina piccola, che è la figlia di Renzo, ed è nata, è vero. E si chiama? Si chiama, posso dirlo? Sì. Si chiama Ginevra India Barzizza. Ginevra India Barzizza. Ah, è eccola un mese, qua. È un mese. Facciamo una prima. Ha un musino spiritoso, vero? Sì, ha un musino molto spiritoso. È a un mese, e allora speriamo tanto che uno dei geni di papà si sia depositato in questo cervellino. Devo dire di sì. E poi il Pepe ha una faccia pepata, e sai cosa penso? Che anche, sapete che Barzizza era in grado, ma molto in grado, di prendersi in giro da solo e di fare delle cose. Vi faccio vedere una cosa che si chiama Ecco la radio, era un documentario fatto nel 38 con la sua orchestra. Vogliamo vedere che cosa combina e che cosa riceve in cambio. Guardiamocelo subito. Pippo Barzizza. Hanno sposato l'Elescrano. Thank you.
vero, è un pezzo bellissimo. Avete visto? Era quella la fisarmonica modificata, mi stavi dicendo, esattamente, no? Che abbiamo visto. Una cosa incredibile, incredibile, assolutamente. Che canzoni, che bellezza da dire. Senti, posso solamente aggiungere una cosa? Dai. No, a proposito di questo, questa sua profonda umanità e simpatia, e questi ragazzi del coro, sì, se tu pensi che dopo 30 anni si sono rimessi insieme, proprio per onorare papà e ricordarsi di lui, che dopo 30 anni si ricordino ancora con anche loro, con gli occhi pieni di lacrime di papà, a me è una cosa che mi... Ma certo, trovo bellissimo. Questo vuol dire... Bravo, bellissimo. Grazie a voi, veramente grazie. Bravo, bellissimo. A parte che sono bravissimi, sono bravissimi. E ma papà... sai che... Quando Angelini, c'è sempre stata questa famosa storia, no? Si diceva che ci fosse tra loro due perché i giornali alimentavano questa diceria, nel senso che ci fosse una grande rivalità. Non c'era assolutamente, erano amici per la pelle, ma proprio amici per la pelle, tanto che quando arrivavano delle canzoni dall'America, molto importante, quando non si potevano, diciamo le canzoni più famose e più belle, e le sentivano tutte e due, per cui bisogna vedere chi dei due la dovesse fare. Che facevano? Se la giocavano a spacca 15, giuro, si trovavano e dicevano allora fai tu o la faccio io, allora facevano le cose a spacca 15, quello che vinceva allora la faccio io, e si faceva l'arrangiamento di questa cosa. E negli ultimi anni, mi viene in mente quando ho visto voi ragazzi, quando gli ultimi anni Angelini, quando venne a Sanremo e vide la scuola, no? E andò, perché veniva a mangiare da voi a mezzogiorno, prendeva un albergo vicino a casa di Pippo e poi quasi tutti i mezzogiorni andava a mangiare a casa loro. Erano lì e gli diceva, sai, ti invidio moltissimo Pippo, perché l'idea che tu possa avere questa scuola, quanto mi piacerebbe poterlo fare. Angelini diceva questo a Barzizza. E c'era appunto questa... grande amicizia tra di loro, sì, sì. E i giornali dicevano sì. Viva Pippo, viva Barzizza, cioè viva Barzizza, viva Angelini, chi lo sa, Bartali Coppi, non esisteva assolutamente. Bella, bella, bella stagione, bella stagione. Dopo ne abbiamo incontrate poche così. Allora, andiamo a prendere una canzone. Negli anni poi 50, voglio dire, questa stagione stava al tramonto, però qualche canzone uscì molto bella anche in quel periodo. Nel 57, per esempio, fecero un concorso che si chiamava Les Nouvelles Chansons Françaises, che erano delle canzoni che, tipo da noi, no? Una specie di piedigrotta nazionale, vogliamo chiamarla così. Risultato che uscì una canzone di una cantante che poi è sparita subito, non mi ricordo come si chiamasse, Valter, un nome di questo genere, ma il pezzo che aveva fatto era assolutamente magico, si chiamava Marjolaine. Aveva qualche cosa, secondo me, ogni volta che la risento, è vero o no Carlo Alberto, ha qualche cosa di Lili Marlene in qualche modo, forse la conduzione, quello che succede, praticamente te ne ricorda moltissimo l'atmosfera. Bene, questa canzone poi arrivò seconda, perché prima era riuscita una certa farandole che ha fatto un po', ma non tantissimo. Ma poi questa l'ha ripresa tutte le cantanti di nome. In Italia, 12 incisioni. E mi ricordo che il Cinebox, sapete, una volta non c'erano ancora i jukebox, c'erano questi Cinebox che proiettavano dei filmettini. Voi eravate alla stazione centrale o a Roma, alla Termine, eccetera, mettevate le vostre cintole dentro, partiva il filmato col cantante che cantava. È stato inaugurato da questa canzone che adesso, guarda caso, Gilda Giuliani sta cantando. Marjolaine. Sul Grand Boulevard della città, la sua canzone cantando va, compagni suoi d'intorno sta, e ritornerà con lui, ripeterà a Marjolaine. Lontano andò, promise lei, t'aspetterò, e fanciullo ancora un dì partì, già uomo ormai è ritornato qui.
e marcionella, mio primo amore, ad una dolce primavera in fior. E marcionella, tu vivi in me e come allora son ritornato a te. 10 anni e più sono lunghi assai, e tutto qui è cambiato, e ormai è sul gran boulevard della città nessuno più lo riconoscerà. Ma Giolena, mio primo amore, dopo tante primavere in fior, Marcionella, la gioventù perduta ormai non può tornare più sul gran boulevard della città. Un uomo va, scomparirà, nessuno può saper chi è, e la sua canzone riporterà con sé. Nessuno può saper chi è, e la sua canzone riporterà. Gilda Giuliani.